Ciao a tutti carissimi amici di YouTube. Allora, oggi voglio parlare un po' non tanto di gambe varie, valghe, più che altro di camminate impacciate, magari un po' più eleganti, perché quando noi andiamo in giro a volte notiamo la camminata di una persona piuttosto che la camminata di un'altra. E allora, magari ci piace particolarmente la camminata di una persona piuttosto che la camminata, di un'altra persona, mentre, altre camminate magari ci fanno un po' ridere, ci sembrano un po' ridicole. Allora, adesso voglio farvi vedere due camminate, la prima un po' più impacciata, la seconda un po' più elegante, e poi voglio spiegarvi che cosa cambia fondamentalmente tra una e l'altra. Allora, adesso vi faccio vedere la prima camminata un po' più impacciata. Adesso vi faccio vedere quella più elegante. Benissimo, allora vi ho fatto vedere quindi prima la camminata un po' più impacciata. E poi quella un po' più elegante. Allora, quella impacciata è la camminata più che altro da utilizzare quando uno ha un po' di fretta e quindi deve camminare un po' più velocemente. Mentre quella più elegante può andare bene quando uno si fa una passeggiata, magari anche un po' per mostrarsi, no? E quindi utilizza questa camminata elegante che rende la camminata appunto più bella anche da vedere. Allora, che cosa cambia essenzialmente tra una e l'altra? Allora, vi faccio vedere, vi faccio vedere le dita come fossero le gambe. Allora, nella camminata più veloce, magari un po' meno elegante, quando camminate, molti di noi quando camminano, praticamente il ginocchio, quando il passo si stende per poi dopo dare la spinta, ecco, il momento di distensione della gamba, la gamba però non viene distesa completamente, ma si lascia un angolo di piegamento del ginocchio, di modo che questo ammortizzi un po' l'impatto col terreno. Questo è perché quando si cammina velocemente potrebbe esserci il rischio di qualche inconveniente nella camminata, per cui se si distendesse completamente la gamba in questa maniera, proprio al momento di slanciare la gamba per poi dare potenza, dovesse esserci qualche inconveniente, il ginocchio rischierebbe di slogarsi piuttosto che di rompersi, no? Quindi quando si cammina velocemente, la camminata è un po' meno elegante, più di potenza, e per salvaguardare il ginocchio si tende a lasciare un angolo di piegamento proprio per permettere l'ammortizzazione in caso in cui qualcosa nella camminata dovesse andare storto. Quindi camminata, diciamo, di velocità con ginocchio non completamente esteso. Nella seconda camminata più elegante invece, che è quella che può andare benissimo proprio per mostrarsi un po', per pavoneggiarsi, per far vedere che sia una bella camminata, è quella appunto dove invece il ginocchio, al momento in cui si butta in avanti il piede, si distende completamente. Ok? Ed è molto rilassante come camminata.
Facendo questo tipo di camminata noterete a lungo andare che farà un po' male qua nella parte posteriore del ginocchio, ok? Ed è anche la stessa camminata che accentua anche un po' l'ancheggiamento, ok? Quindi i glutei fanno leggermente così, una specie di sculettata, ok? Anche piacevole da vedere. Mentre nella camminata di potenza la sculettata è molto poco evidente, è più lineare la camminata di potenza, mentre la camminata passeggiata è più elegante e serve un po' per rendersi gradevole agli occhi degli altri. Quindi nella camminata di potenza, come potrete notare andando a rivedere il video, se bloccherete il video in dei frame particolari, sembrerà quasi che le gambe ad un certo punto siano un po' ad X, leggermente ad X. Al momento in cui la gamba di slancio è al massimo della sua capacità. Ok? Quindi quando voi fermerete il video